Il comune di Paola è pronto per la rinascita. Dopo il dissesto, ha detto il sindaco Basilio Ferrari, è ora di ricominciare a lavorare per il bene della città e si riparte con tutta l'attenzione rivolta ai più piccoli. Da pochi giorni sono stati infatti avviati i lavori di riqualificazione di alcune aree riservate ai bambini in disuso da tempo. Ci sono queste aree che in particolare andavano completamente rivitalizzate perché gli spazi dedicati ai bambini erano pressoché assenti o comunque troppo pochi. E quindi abbiamo dato un'accelerata sui programmi per la realizzazione di questi nuovi spazi, mediante la ristrutturazione di quest'area giochi per i bambini e la realizzazione di una nuova, tramite la riqualificazione di uno spazio abbandonato che era esistente qui sul lungomare. E non ci fermeremo qui perché col passare del tempo intendo realizzare delle aree dedicate ai bambini attrezzate nei quartieri principali della città e immagino un percorso che le possa collegare, insomma, Pala, città dei bambini, sempre di più. In cantiere, come ha spiegato Ferrari, ci sono altri progetti che presto saranno realizzati. Noi tecnicamente, come ho spiegato nel corso del Consiglio Comunale scorso, non abbiamo potuto usufruire di alcuni finanziamenti che paradossalmente invece dopo la deliberazione dello stato di dissesto si possono utilizzare perché con la deliberazione dello stato di dissesto si possono usufruire di finanziamenti a totale carico della Regione e del Governo. Abbiamo già incamerato questi soldi, abbiamo dei progetti approvati per la riqualificazione della rete viaria, illuminazione pubblica, alcune realizzazioni di alcune piazzette, la ripresa di alcuni problemi di viabilità in seguito agli smottamenti che ci sono state nelle periferie, nonché il rifacimento degli assi fluviali iniziando dalle zone a sud di Paola andando verso la città. Credo che per settembre potremo iniziare anche queste opere. C'è tutta un'altra serie di progetti già approvati che cercheremo di realizzare. Ma partendo dai più piccini prima, dovendo scegliere, ho preferito partire dai bambini.